Ciao a tutti! Oggi prepareremo i calzoni al forno. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo Manitoba, latte, acqua, lievito di birra fresco, strutto, zucchero, sale, prosciutto, scamorza, tuorlo e latte per spennellare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, l'acqua, lo zucchero e il lievito. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere lo strutto, la farina, il sale. E facciamo impastare per 6 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno 3 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso formeremo dei panetti. Dopo aver formato dei panetti da 100 grammi ciascuno, li stenderemo con il mattarello. Farcire con prosciutto e scamorza. Utilizzare uno stampo per calzoni. Chiudere, schiacciare bene ed eliminare la pasta in eccesso. Posizionare su una teglia rivestita con carta da forno e proseguire così per tutto il resto dell'impasto. Dopo aver formato i nostri calzoni, adesso li spennelleremo con il tuorlo d'uovo e il latte. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 25-30 minuti circa. I calzoni sono cotti, serviamoli. Calzoni al forno. Grazie e alla prossima ricetta!